Sono Vittorio Avella, sono un artista stampatore. Come nasce questa mia passione? Stavo al secondo anno dell'Accademia di Napoli e vinco una borsa del governo francese per fare un'esperienza all'Accademia in Francia. Quando sono tornato negli anni 70 a Napoli, io stampavo per un'associazione editrice di Venezia, che loro facevano le prime stampe a colori. All'epoca, negli anni 70, in Italia l'incisione era solo in bianco e nero. Io venivo da un'esperienza più internazionale, diciamo, in Francia, dove si faceva già l'incisione a colori. E cominciai a lavorare, a collaborare con loro. Poi questo mio carissimo amico, che è ancora oggi il mio socio, mi spinse ad aprire il laboratorio. Dice: perché non facciamo anche noi gli stampatori, editori, eccetera. E così partimmo questa avventura negli anni, nel 74, mettemmo su il laboratorio. Che cosa abbiamo trovato? Io, vabbè, avevo amicizie e per questa mia esperienza che facevo fuori all'estero, avevo rapporti con artisti, cose eccetera, però qui era il deserto. Immaginate che ancora oggi, dopo 40 anni di mestiere, sono ancora l'unica stamperia campana. Questa la dice lunga delle difficoltà in cui abbiamo poi operato. Ho avuto sempre questo amore per il libro. Il libro è particolare, no? Di fronte alla stampa, dove tu fai un'opera di un artista e finisce lì. Invece il libro è un insieme di esperienze, la ricerca della carta, ricerca della confezione, di un po' tutto questo, no? Dell'idea così di lavorare insieme all'artista, di creare ogni volta un libro nuovo. E questa è stata sempre una nostra, diciamo, un nostro amore. Io tutto quello che ho guadagnato come stamperia l'ho messo in gioco facendo queste edizioni, che sono difficilissime a vendere, si vendono con una difficoltà enorme. Diciamo che resistiamo ancora, soprattutto per l'amore di questo mestiere. Questa è la difficoltà più grande per i giovani che vogliono imparare questo mestiere, che non è solo saper stampare o saper fare le tecniche dell'incisione, ma soprattutto di avere un rapporto vero con l'artista, avere la fiducia dell'artista. E questo è molto difficile, si riesce a farlo per anni, io sono 40 anni che faccio questo mestiere, oramai mi conoscono tutti, ho, se vuoi, una sorta di monopolio qui, soprattutto in Campania, non c'è un artista campano che non si rivolge a noi. E non perché sono l'unica stamperia, ma perché per quello che ho detto prima, proprio per questo rapporto di fiducia che non so come spiegarmi, mi sentono come uno di loro. Questa è la cosa importante.